Ok, vediamo adesso di far ruotare, ragazzi, un'altra figura che è quella del trapezio rettangolo. Allora, vediamo un po'. Noi abbiamo innanzitutto quattro punti sul piano cartesiano a coordinate note. A, 5, meno 3, ok? B, 8, meno 3, questo è B. C, 4, 4, eccolo qua, nel primo quadrante. E D va invece nel secondo quadrante, meno 5, 4. A, B, C, D. Unisci, prima domanda, unisci A con B, con D e infine D con A. Che cosa ottieni? Io unisco A con B, con C, con D e infine con A. Che figura ottengo? Ottengo, vedete, un trapezio rettangolo, ok? Dove la base maggiore è AB, il lato obliquo è BC, la base minore è BC, ok? E l'altezza AD, l'angolo retto è questo. Seconda domanda, ruota di 360 gradi la figura attorno all'asse passante per AB. Che cosa si ottiene? Allora, se io faccio ruotare, vedete, questo qui verde è l'asse passante per AB, come se questa fosse l'asta di una bandiera piantata per terra. Noi lo vediamo così, fate giratelo, l'asta di una bandiera. E questo, il nostro trapezio, sia una bandiera rigida, fatta di latta, che non sventola. Se noi la facciamo ruotare di 360 gradi, che cosa otteniamo? Otteniamo, vedete, noi abbiamo visto che facendo ruotare un rettangolo su uno dei lati si ottiene un cilindro. Facendo ruotare un triangolo rettangolo su uno dei catetti otteniamo un cono. In questo caso, dato che il nostro trapezio rettangolo è costituito da un rettangolo più un triangolo rettangolo, otteniamo che cosa? Otteniamo un cilindro sormontato da un cono. Cioè, praticamente otteniamo una cosa, vedete, questo, ma fate conto che questo sia il cilindro, ok? Sormontato qui da un cono. Bene, attenzione, un cilindro sormontato da un cono determina area totale e volume del solido. Allora, innanzitutto vediamo alcune cose. Io posso determinare con quello che ho alcune cose che mi serviranno poi. Innanzitutto, cos'è il raggio di base? Quanto vale il raggio di base? Il raggio di base, vedete, è pari a che cosa? All'altezza del mio trapezio, AD. Se io conto i quadretti, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, considerando un'unità di misura ogni quadretto un centimetro, capite che questo vale 7 centimetri. Il raggio di base, vedete, questo è uguale a 7 centimetri. L'altezza del cilindro è questa, è, vedete, BC, cioè da qua a qua, io l'ho chiamato a questo punto O. Qui, anche qui, contando i quadretti, posso dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 centimetri. Mentre l'altezza del cono, 1, 2, 3, 4, questo pezzettino qua, vedete, sarebbe praticamente l'ascissa di B meno l'ascissa di C. Attenzione, io vi sto dicendo che ogni quadretto vale un centimetro. Se il quadretto valesse 2 centimetri, è logico che questi valori andrebbero a raddoppiarsi, perché il raggio, vedete, sarebbe di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadretti, ma se ogni quadretto vale 2 centimetri, il raggio sarebbe di 14. Dipende dall'unità di misura che uso o che vi viene indicata. Per trovare CB, che è l'apotema del nostro cono, che cosa faccio? Faccio il teorema di Pitagora. Vedete? Cateto al quadrato più cateto al quadrato, tutto sotto radice, e trovo quanto vale CB. Ora, andiamo avanti, troviamo prima di tutto l'area di base, ragazzi, troviamo, alzate la voce, se no si sente nella registrazione, troviamo l'area di base che è dato da pi greco per r al quadrato, l'r della base di base è 7, quindi pi greco per r al quadrato 49 c greco. Ho trovato l'area di che cosa? Ho trovato l'area, vedete, di quest'area, qui, chiaro? Poi trovo l'area laterale del cilindro, l'area laterale del cilindro vi ricordo che è data dalla circonferenza per l'altezza del cilindro, la circonferenza 2 pi greco r è 14 pi greco, quindi l'area laterale del cilindro mi viene 126 pi greco. L'area laterale del cono, circonferenza per l'apotema diviso 2, vedete che ho tutto, anche l'apotema.
sapeva che avevo trovato, e trovo questo valore. Ora, quanto vale l'area totale del nostro solido? Vi faccio notare che l'area totale del solido è pari, guardate, a un'area di base più l'area laterale del cilindro più l'area laterale del cono. Non c'è questa area di base qua, perché vedete, io ho nella figura, questo è il cilindro, vedete, il cono è qui, questo non fa parte dell'area totale. Se io devo pitturare il mio solido, pitturo la base, pitturo l'area laterale del cilindro e l'area laterale del cono, questa non la pitturo naturalmente, perché è interno. Quindi faccio la somma, vedete, dei tre valori che ottengo, e l'area totale mi viene, vedete, 231,7 pi greco centimetri quadrati. Il volume della figura, il volume del solido, è dato dal volume del cilindro più il volume del cono. Il volume del cilindro, area di base per altezza, la sua altezza, il volume del cono, area di base per altezza diviso 3, ricordandomi che le due altezze sono queste qua, quelle che ho trovato prima. Ora, faccio la somma, vedete? Faccio la somma dei due volumi che ho trovato e trovo 506,3 pi greco centimetri cubi. Ultima domanda, considerando il solido fatto di oro, quanto è il suo peso e quanto costa, considerando l'oro alla quotazione odierna di 59,62 dollari al grammo, il peso specifico dell'oro è 19,25. Io so che il peso specifico è pari al peso su volume, peso uguale a peso specifico per volume, che cosa faccio? Peso 19,25, cioè il peso specifico, per 506,3 per 3,14, arrotondo pi greco 3,14, ottengo questo valore qua, 30.603,30 grammi. Questo oggetto che ha le dimensioni tutto sommato abbastanza di 14 cm di diametro, cioè una roba così, alto 9 più 4, 13 cm, è un oggetto, un soprammobile, che pesa circa 30 kg tutto d'oro, chiaro? 30 kg e mezzo. Quanto vale? Beh, devo prendere i grammi, 30.603,30 per il costo al grammo, 59,62, e mi viene fuori 1.824.568,95. Spero che un giorno possiate permettervi un oggetto di questo genere. L'esercizio che vi do da fare è questo qua, vedete? L'esercizio è determinare la posizione dei punti ABCD a coordinate note, le coordinate sono quelle, unire A con B con C con D e infine D con A, che figura ottieni, naturalmente sarà sempre un trapezio rettangolo, determinare perimetro e area di ABCD, ragazzi scusate un attimo che c'è la visualizzazione, fare ruotare ABCD attorno all'asse passante per BC, che solido ottieni, è lo stesso di prima. Determina area totale e volume del solido, considerando il solido questa volta di argento, costerà un po' di meno, determina il suo peso e il suo valore, peso specifico dell'argento 10,49, il valore attuale 0,7 euro al grammo. Vi faccio notare che questa volta il nostro solido, il nostro trapezio rettangolo è orientato in maniera diversa rispetto a prima, quindi dovete un attimo dare un'occhiata bene a come fare.